The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi nuovo episodio con un'apertura specialissima di Furia Crescente. Eh sì ragazzi, alla ricerca di Appollusa, soprattutto Appollusa in versione prismatica, speriamo di trovarla. Intanto vi chiedo di lasciare un like al video, commentare, iscrivetevi al canale e attivate soprattutto la campanella se non volete perdere nemmeno la novità di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili. E siamo anche su Facebook e Instagram, lasciateci un like, oppure se vi serve qualcosa, qualsiasi cosa riguardante Yu-Gi, accessori, carte singole e tutto quello che vi viene in mente sul mondo del re dei giochi, potete scriverci un messaggio su Facebook, su Instagram, via mail a info@thekingofgames.it o chiamare agli orari indicati il negozio allo 0422 144 7290. E abbiamo anche un blog www.thekingofgames.it dove ogni giorno i ragazzi della redazione Cristian e Davide pubblicano notizie sul mondo Yu-Gi-Oh! E sugli altri giochi di carte collezionabili. Stiamo per aprire il sito, manca davvero poco, mannaggia ai nostri ai processi di pagamento che ci stanno mettendo un po' a rispondere, purtroppo a causa del Covid, quindi appena riapriremo sia il negozio fisico che apriremo il negozio e-commerce vi aspettiamo numerosi, anche per superare questa crisi. Intanto anche se volete supportare questi video, vi piacciono, comunque volete vedere sempre più video, c'è anche il PayPal.me in cui potete dare qualcosa a quello che vi sentite. Non c'è nessun obbligo, solo un piacere, e se vi sentite, se potete, e noi vi ringrazieremo in un prossimo video con tantissima gratitudine e tanto cuore. Intanto ci apriamo oggi due box di Furia Crescente. Yeah. Rira, Rising Rampage. E qui che dite? Lo troviamo, facciamo una sfida box. La troviamo a Pollusa prismatica, è l'unica prisma che mi manca, escluse quelle nuove. Intanto troviamo la secret, questa la troviamo prismatica festeggio. Ok, intanto abbiamo già aperto questa confezione, quindi andremo veloci. Se per caso vi serve qualche informazione eccetera, potete anche cercare le carte sul Yu-Gi-Oh! Database. Simorgh, Signore della Tempesta, e Tlacalel, Sua Maestà Malevola. Ok, cioè i nomi proprio, i nomi ci hanno suggerito in un commento di fare un video con tutti i migliori nomi di quelli che abbiamo pronunciato, e non è una cattiva idea. Qui abbiamo trovato Morfeo, il Cavaliere Nero, Specchio dei Sogni, questa è buona. Specchio dei Sogni, archetipo che si è rivalutato molto con le ultime uscite, quindi carino. Allora, adesso si parte subito bene con Gizmex Orochi, il Serpentron Squarciacielo, Raro Secret, molto bene, e Spirito Teni Vishuda, anche questo non male, assolutamente. E quindi qui molto bene. Adesso continuiamo di qua. E qui c'è Monoceros Aura Bianca, niente di eccezionale. Ho un altro, cioè, tanto per cambiare. Ecco qui. Vamos. Olè, Simorgh dell'oscurità. Carino per gli amanti del genere, che non sono pochi, perché il mazzo Simorgh è molto lockdown. So che è una brutta parola in questo momento, però insomma,
Ti blocca. Blocca tutto il Simorgh. Arcidemone Link Mail. E qui c'è un'altra secret. Per sempre signora della fortuna. Wow. Credo di averla trovata nel primo box. Non ne sono sicuro. Oh, nel secondo. Lo mettiamo qua. Ok, continuiamo di qua. Qui abbiamo lo specchio dei sogni della gioia. Simorgh, signore della tempesta. Le bustine sono tante, quindi ci veloci. Allora, signori, ho visto una prisma. Io non ci credo. Cioè, io è una roba incredibile. Cioè, mi stanno tremando le mani, non sto scherzando. Anzi, ho anche sbagliato a metterla in fondo. Non l'ho ancora vista, la guardo insieme a voi. Continuo a sbagliare. Allora, è la terza, è la quarta carta. Signore, fammi trovare Appollusa, ti prego. Vabbè, se non è Appollusa, a casa mia è sempre un plus. Una prisma, ufficialmente Konami ha detto che si chiamano Starlight Rare. Io non pensavo di trovare una Starlight Rare, sinceramente, perché già in Assalto Accensione abbiamo fatto il botto e vi consiglio di andare a vedere il video perché la reazione è epica. L'abbiamo pubblicato un mese fa circa. Comunque lo trovate scrollando nei video, perché abbiamo fatto un video al giorno, ragazzi. Ogni giorno alle 11 facciamo il video. E se viene fuori sempre così, mamma mia. Allora, qui c'è una prisma, dicevamo. Speriamo che ci sia. Oh Dio, speriamo. Simorgh, volatile della protezione. Coleottero reversibile. Assalto Simorgh. Furia del fuoco. Dino Wrestler Rambracchio. Territoraptor. Potere stellare. Allora, poi per sbaglio ho messo un'altra comune. Però fermiamoci qua. Tanto se la spoileriamo subito non c'è gusto. Cioè, tanto male. Abbiamo già aperto tutto, ragazzi. È già uscito tutto. Quindi lasciamola lì un momento e continuiamo ad aprire. Perché no, so che è una cosa, cioè anche io sono con voi, nel senso, sono anch'io emozionato e credetemi che, cioè, non ci sto credendo. Specchio dei sogni del terrore. Continuiamo, poi l'apriamo, adesso l'apriamo, non vi preoccupate, sono almeno, andiamo un po' avanti, dai. Morfeo il Cavaliere Bianco, Specchio dei Sogni e Visione della Fortuna. Che a memoria non ci sono altre. Forse sì, c'è un'altra Link oltre a Appollusa. Qui abbiamo Ululato Bianco, Visione della Fortuna. Vi immaginate se ne esce un'altra? Cioè, venite qua e mi strozzate, anche evadendo qualsiasi tipo di regola. Anche dal 4 maggio saremmo più tranquilli, dai. Simorgh dell'oscurità e Baba Barbiere. Fantastico. Qui c'è un Link. Andiamo un po'. Oh, l'ho messo giusto. Speriamo di far uscire almeno anche una Appollusa Secret. Oddio, non ci credo. Ma è pazzesco, è pazzesco. Cioè, allora, se voi vedete i nostri video, io dico, ma speriamo di trovare questo, speriamo di trovare, tipo, anche in poco, speriamo di trovare il Mewtwo incapsulato, e lo trovo. È pazzesco. Cioè, ragazzi, questa carta vale tantissimo. Cioè, è una carta
usatissima. Non fatemi ingannare del fatto che i link adesso sono stati ridimensionati. Questa carta è fortissima, vi dico anche il perché. Allora, praticamente è un vento, fata link, mi stanno tremando anche le mani. Attacco punto di domanda, link 4, e punta da parte del nostro avversario più in alto, più a sinistra, sotto e a destra. Puoi controllare solo una bollusa, l'arco della dea. L'attacco originale di questa carta diventa 800 per il numero di materiali link utilizzati per la sua invocazione link. Una volta per catena, quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro, effetto rapido, puoi far perdere a questa carta esattamente 800 attacco. Se lo fai, annulla l'attivazione. Avete capito perché è forte? Sostanzialmente è un neghino. GG. Specchio dei sogni del terrore. Speriamo di fare jackpot, ma già con una prisma il jackpot l'abbiamo fatto. Ikaros, l'amaro specchio dei sogni. E Mayu Senju Itot, spirito Tenyi Nahata. Io vi devo... ve la devo far vedere quella carta, non è possibile. Ma principessa cavalluccio marino, questa è una delle ultra più richieste, indubbiamente. Molto molto bene. E anche questa è molto molto richiesta, cavaliere dragunita Romulus. Molto bene, stanno arrivando tutte alla fine. Speriamo di trovare qualche carta nella seconda colonna, perché se è già venuto fuori tutto qua. Avida ricostruttrice di mondi e Harjazesvlerger. Arrasverg. Ma come pensano di leggere queste cose? Arrasverg. Mamma mia. Cioè, io ho capito che ci sono, ormai hanno usato tutti i nomi, però insomma, specchio dei sogni della gioia, lamia rettiliana. E qui. Signori, la reaction deve essere epica. Simorgh, signor della tempesta. Qui si è scoperto qualcosa, ma io non ho visto niente, quindi me la sto godendo come voi. Quindi non potete dire che io l'ho vista e voi no. Allora, seconda colonna, dicevamo. Specchio dei sogni del terrore. E scultore dello spirito, oltre a spirito Tenyi, Adara, che anche questo, tutti spirito Tenyi sono di valore sicuramente. Bene, quindi dobbiamo trovare un'altra pollusa, vediamo se funziona a dirlo. Vic Viper T301, Simor, signore della tempesta. Poi abbiamo, vediamo, in teoria qua, cioè, se la prismatica barra Starlight prende il posto di una secret, siamo a posto sulla carta. Simorgh dell'oscurità. Ci ho trovati un po' troppi Simorgh. Cerca la tua fortuna, dice il claim della bustina. Mi sa che l'abbiamo proprio trovata la fortuna. Crescente fuoco e Simorgh dell'oscurità. Giusto appunto, sì. Esplosione ipernova e Tlacalel, sua maestà malevola. Qui c'è ormai l'unica cartuccia che c'è rimasta è la prisma, quindi se vi faccio vedere cosa esce dopo, perché poi non vedete più il video, cioè perché non diventa surprise. Un'altra secret. Sciamano del Tenyi, ecco, insieme a Monaco del Tenyi, questa qua è un'altra di quelle che ha sicuramente un valore sia nel gioco che di valore proprio monetario. Ululato bianco, spirito Tenyi Mapura. Avida ricostruttrice di mondi e potere stellare. Con lo Oshiningen.
la carta che ci fa compagnia da colori metallici, uscito nel 2003-2004. Ikelos, il folletto specchio dei sogni, un'altra carta che merita. E... wow, bello, il capo pacchetto. Drago ex carica, calibro carica. Fantastico. E qui c'è Specchio dei Sogni del Terrore insieme a Vishuda. Ritorno del Drago delle Tempeste, questo esiste anche a Prisma. Fantastica. E Avida, oltre a Berserker del Tengi. Vabbè, in due box sono tutte quelle. Adesso con Codice Eternità è cambiata un po' la situazione, perché sono state un po' aumentate le rarità e quindi ci sono maggiori diversità. Nome infinito, l'Aquila del Destino disperato, povera che ha quel nome lì, per quello è disperata. Esplosione Ipernova. E oh, oddio, ho detto che se non troppo lusa mi uccidono. Però un'altra sigla l'abbiamo trovata. Marincipessa roccia marmorea. Fantastica. Molto molto bene. Quindi finiamo il box di sinistra, perché mi sa che ha dato davvero tutto. Morfeo, Visione della Fortuna. E Ikelos. Finiamo il box delle meraviglie, davvero. Un box più bello non ci poteva essere. Scultore dello spirito, secondo. E vediamo se qui facciamo un'altra schiappata, ma dubito. Simor volatile della realizzazione. Perché ve lo assicuro, aprendo tante bustine, c'è qualche box strano. E qui abbiamo finito con Specchio dei Sogni della Gioia. Quindi andiamo alla fine, teniamo in mano Pollusa e speriamo bene, perché non mi ricordo le prismatiche di questo set, ve lo giuro. Io mi ricordo che c'è la Marincipessa, lo specchio, pardon, il Tempesta. Poi a memoria può esserci solo Pollusa, però nel dubbio meglio non illudersi. Potere stellare, dai, ti prego, potere stellare. Yosenju Sabu, qui c'è, no signori, non è Pollusa, ma è Win, la Magliatrice del Vento verdeggiante. Però signori, io credo che una sbusata così sia difficilmente replicabile, anche perché noi guardiamo solo queste, ma in realtà c'è anche questa che vale tanto, questa è carina, anche questa su due links mi fa dannare. E soprattutto le ultra, che non sono male. Quindi abbiamo sbustato, direi, benissimo signori. Incredibile, una prisma sbustata. sono emozionatissimo. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella, e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao da Yu-Gi-Oh! È tutto. Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.